È passato un mese dalla fine del Grande Fratello. Quanto basta per far sì che emerga la verità su alcuni rapporti nati nella casa? Alla fine tutti i nodi vengono al pettine. Soprattutto quando le telecamere si spengono, le strade si dividono e la mente ha modo di ragionare in maniera lucida. Questa edizione ormai conclusa del Grande Fratello è stata intensa, ricca di scontri, ma anche caratterizzata dalla nascita di intensi rapporti. In questo frangente ricorderemo la storia d'amore tra Paolo e Lucrezia, ma anche il ritorno trionfante di Perla e Mirko, il flirt lungo tra Greta e Sergio, il colpo di scena tra Anita e Alessio, nonché la storia travagliata tra Beatrice e Giuseppe. In tutto ciò, sono stati molti anche i legami di amicizia, che hanno reso in un certo senso più leggera questa esperienza, anche se talvolta sono stati anch'essi la causa principale di scontri e dissapori. Con lei, è stata una sconfitta, la dichiarazione dell'ex GFino. Sebbene il Grande Fratello sia ormai concluso da un mese, una volta spente le telecamere, le dinamiche non sembrano cessare. A scagliare la pietra ci ha pensato Giuseppe Garibaldi, che nel suo profilo Instagram ha pubblicato una storia in un certo senso accusatoria, che non ha mancato certamente di risposta dalla diretta interessata. Con Beatrice stiamo cercando di smaltire tutto ciò che è successo tra di noi. Introduce Garibaldi: il mio tutelare un rapporto di amicizia con Anita è stata una sconfitta. Poi arriva il momento delle scuse. Io ho sbagliato nei confronti di Beatrice. Ho sbagliato a non proteggerla, tutelarla e difenderla. I miei sentimenti nei suoi confronti ci sono sempre stati, ma molte volte la gelosia ha reagito in malo modo. Infine conclude: niente per dinamica, per hype o per follower, io non lavoro con i social. Qui si tratta di vita privata e sentimenti, quei sentimenti che per diversi mesi sono stati violati, amplificati e distorti a causa dell'esposizione alle telecamere. Eppure il dissapore sembra forte, forse perché una volta usciti dalle quattro mura, i concorrenti hanno avuto modo di scegliere con chi stare e, a quanto pare, Anita non c'è stata. Ad ogni modo, l'ex GFina non ha fatto tardare la sua risposta. Per me a posto così, scrive Anita in risposta al post di Giuseppe poi dopo che ha iniziato a seguire il mio ex dandomi motivazioni assurde. Voglio dire, ora avete tutte le risposte, probabilmente alludendo ad un'ipotetica gelosia di Garibaldi NDR. Io ho le prove dove ci sentivamo quando diceva di no, paura dei Beabaldi? Tra l'altro gli ho sempre scritto io. HYP e cari amici, finalmente la verità, con questo conclude affermando che nonostante le dispiaccia per la fanpage, Anibaldi, lei stessa era già consapevole di questo finale. Ad ogni modo, questo botta e risposta ha scatenato in poche ore la reazione dei followers.